Buongiorno ragazzi e ragazze, allora video prodotti come sempre finiti, acquistati o regalati e da recensire. Come sempre ripeto, giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi mostro con il nome preciso e dei prodotti finiti apparirà una nuvoletta dove vi riporterà il video nel quale ho fatto la recensione al minuto preciso, al secondo preciso dove inizio a parlare del prodotto, così potete cliccare, si aprirà una nuova pagina e se vi va potete ascoltare la recensione. Ok, iniziamo subito, anche se è passato già un mezzo minuto, 40 secondi. Primo prodotto che ho finito, anche se non l'ho iniziato intero, è un latte corpo dell'Equilibria a zucchero al velo. Questo era di mia sorella, era a casa, era rimasta senza crema. Dio quanto adoro! È posticcio l'odore, lo so, però mi piace un sacco. Avevo quello al cioccolato che da diversi anni fa era troppo buono. Comunque l'ho finito. Poi della Essence, della linea Studio Nails, ho finito questo che è un olio per cuticole 2 in 1. Di questo c'è la recensione qua. Poi sempre della Essence ho finito il top sealer della Better Than Gel Nails. Come ho detto l'altra volta, un nome più difficile non lo sapevano dare. Questo prodotto non mi è finito, ma si è solidificato. Oppla. È diventato un pastone esagerato. Non si riesce ovviamente a stendere, quindi sono costretta a cestinarlo. Non è il primo prodotto top coat della Essence che mi si solidifica in questo modo. Comunque, andiamo avanti. Prodotto regalato, un regalo graditissimo. Un attimo solo, lo devo aprire. Questo porta orecchini deliziosissimo, me l'ha regalato mia zia. Ci sono veramente diversi buchini per appendere gli orecchini. Non li ho appesi tutti, ho appeso soltanto, diciamo, quelli un po' posticci da bigiotteria, anche se buona, alcune cose sono veramente ottime e anche firmate. La marca è Mai Uguali, c'è anche il sito internet www.maiuguali.it. Questo si chiama, il codice è 10388 portagioielli separé, perché questo sito permette, se non erro, anche l'acquisto online. Comunque è deliziosissimo, ha su ogni pezzo questo fiorellino. Io lo tengo vicino allo specchio, che più o meno ha lo stesso metallo nero lucido, che è troppo carino. Poi ci sono un sacco di buchi e permette, tipo in questo caso che ho gli orecchini a clip, questi qua si possono benissimo sistemare in questo modo ed è perfetto. Il regalo più gradito non si poteva. Prima li tenevo tipo tutti insieme ai le collanine, il braccialetto eccetera, si imbrogliavano, si finivano, si rovinavano, perso diversi brillantini. Poi acquisto di crema della Natural Noil Spa Cosmetica Benessere, crema corpo idratante. Mi ha regalato mia mamma, l'ha pagata 3 euro, c'è ancora il prezzo. Cosa che non mi piace, anche l'ho dovuto utilizzare. Oh mamma, ho qualcosa nell'occhio. E che non ha un dosatore, ma il tappino così non mi piace, però l'odore è buono. Poi ieri sono passata da Idea Bellezza e ho comprato, ho il cagnolino che sta giocando qua dietro, un top coat effetto gel e volume della Collistar, e in questa confezione che costa 11,90 euro. Dentro c'è anche una pennina, c'era la scelta tra bianca e rosa, io l'ho scelta rosa per poter fare le decorazioni. Ero indecisa se prenderlo o meno, poi visto che c'era la pennina, poi della Collistar mi fido, ho anche uno smalto colore, tipo un arancione, ma sono passata a colore pieno, bellissimo, quindi ho fatto vabbè, si può provare. E ho comprato, perché era in offerta, della Astra una matita labbra color 32, del color Target Nude. Questo è quello più rosato, ce n'era uno più pescato,
però era troppo, me lo sentivo troppo diverso dal mio colore, perché ho le matite le matite labbra le uso come base colore sul quale poi stendere un rossetto. Scusate. Per evitare che mi si sfalsi troppo il colore del rossetto, cerco sempre la matita del mio stesso colore. Comunque, una era così sul rosa, una sul pesca e un'altra era troppo marroncina, quindi ho scelto questa. Ora iniziamo con le recensioni. Il primo prodotto che vi devo recensire è un gel doccia Serenità Corpo e Capelli della Yves Rocher al tè verde. Allora, il profumo è divino, io adoro un sacco le profumazioni al tè, le cose al tè verde, mi piacciono tantissimo. È una confezione da 200 ml, quindi molto comoda. Io per esempio questa la uso solo in palestra, la trovo divinamente comoda, piccola, maneggevole, c'è anche il manuale, le mani bagnate sotto la doccia non rischia di sfuggirvi dalle mani. Vi lascia questa sensazione fresca e molto idratata sulla pelle e io la faccio dopo, la utilizzo dopo l'allenamento, quindi sono stanca, faticata, eccetera. Con questa, con l'acqua va via tutta la stanchezza e è veramente molto molto be molto bella come sensazione. Potere pulente, buono, veramente. Oh, che bello, sta uscendo il sole. Mi piace un sacco. L'ho provata anche per fare lo shampoo. L'ho trovata molto con un potere pulente eccessivo, cioè mi ha sgrassato completamente la cute e ho avuto l'effetto contrario. Una capigliatura e una cute molto pulita, ovviamente appena lavata, già il giorno dopo me la sentivo che il sebo era diventato. Avevo avuto l'effetto contrario, troppa pulizia appena lavato e il capello non mi è durato pulito per un tempo discreto. Per un tempo discreto. Scusate, la sto studiando, quindi un po' impappinata. Però come prodotto per il corpo credo che sia eccezionale. Un altro prodotto che vi recensisco in questo video è della Kiko, è un mascara, l'Ultratech. Allora, dalla descrizione, mascara a volume scolpito, speciale scovolino multifunzionale con elastomero che moltiplica, separa e allunga le ciglia. C'è qualche codice? Vabbè, credo che sia solo il nero. Il mascara si presenta in questo modo, in questa confezione, con che tappino, la parte di sopra bianco argentata. Lo scovolino è molto particolare, prodotto ancora un pochino liquido. Questa cosa non mi piace perché sulle ciglia si secca. Ha bisogno di più tempo per seccarsi. Lo scovolino è fatto così, sono tanti dentini, di cui una serie, una parte, scusate è un pochino sporco, ma è estremamente liquido. I dentini sono più alti per poter meglio pettinare le ciglia. Io di solito lo appoggio all'attaccatura, mentre ruoto lo scovolino tiro su. Così le ciglia vengono pettinate in modo molto preciso, scusatemi, in modo molto preciso, si pettinano, vengono aperte molto bene, sia anche le parti più difficoltose, cioè i laterali, vengono aperte bene. I dentini più piccoli mi aiutano bene anche a separare e a definire le ciglia di sotto. Non, il volume c'è. Perché questo scovolino permette di arrivare bene all'attaccatura e ad aprire a ventaglio le ciglia. La lunghezza sì, c'è, ma non tantissima, almeno io non ho visto tutta questa differenza. Separa bene, sì, è vero. È un prodotto che si può modulare, cioè la prima passata avete un effetto molto naturale. Anche se di ciglia ben separate, ben allungate e ben nere, alla seconda passata è molto più strutturato, alla terza l'effetto è veramente molto molto strutturato. Non è uno di quei prodotti che aumentando il prodotto sulle ciglia si spacca e si deposita qua, anzi si asciuga abbastanza rapidamente e si può lavorare. Mi capita di utilizzarlo
per rifare il trucco mettendo su il, oddio, il top coat sempre della Kiko, quello volume, che è quello viola se non erro, non mi ricordo. E insieme funzionano bene, un bel effetto ciglia, belle volumizzate e lunghe. Non è troppo pesante, quindi quando vado a piegare le ciglia non ho l'effetto contrario, perché alcuni mascara, se sono troppo pesanti, si ha l'effetto contrario, cioè da ciglia ben piegate appena si mette il mascara se ne crollano, invece no, rimangono ben in piega. Mi piace. Un altro prodotto che ho provato di prova, e ne avevo diverse perché in questo negozio sono entrata diverse volte nell'ultimo periodo, sono la linea Color Universe shampoo e maschera effetto luce della G-Cube. Allora, il potere lavante di questo shampoo è molto efficace. A differenza della descrizione dell'altro prodotto, il capello rimane pulito per un elevato periodo di tempo, e quindi non sgrassa eccessivamente il capello, e quindi si ha un livello, un più lungo periodo di tempo il capello pulito, ce la posso fare. Comunque questo tipo di prodotto aiuta il capello a valorizzare i riflessi cromatici dai capelli colorati di... sì, spero che abbiate capito, e previene la perdita di colore. Lo stesso fa anche la maschera, però in più, ovviamente essendo una maschera, nutre e ristruttura la fibra capillare. Io ho dei colpi di sole fatti più o meno verso novembre, dicembre, ottobre, novembre, ora non mi ricordo di preciso. E quando ho usato questo prodotto sembrava che fossi uscita dal parrucchiere, perché avevo questi capelli molto nutriti e voluminosi, e in più avevo questi... i riflessi dei colpi di sole si vedevano molto più accentuati. Non è un prodotto che colora il capello, ma aiuta a far risplendere i colpi di luce, o comunque il colore, i capelli trattati. Mi è piaciuto, sì. Sì. Un altro prodotto in provetta che ho provato e sono pronta a recensire è della Bottega Verde, della linea Argan del Marocco, un burro corpo rigenerante e nutriente con olio di argan estratto di gelsomino del deserto. Questo prodotto ha un odore strabiliante. Ormai l'ho usato tipo una settimana fa, e quindi è rimasta ovviamente la confezione aperta, ma l'odore si sente ancora, buonissimo, mi piace un sacco. È speziato ma non troppo, mi piace. Vediamo se ci è rimasto un gocciolino. Sì, il prodotto è un burro bianco, scusate, di facile assorbimento, però molto ristrutturante per la pelle secca. L'ho utilizzato tipo di sera dopo l'allenamento, quindi dopo mi sono dovuta rivestire in fretta, e non ho avuto il problema di pelle con questo eccesso di creme, quindi con difficoltà a vestirmi, anzi si è assorbito rapidamente, e ho sentito questa pelle molto nutrita per più di 24 ore, veramente eccezionale. In più mi ha ristrutturato le zone un pochino critiche, tipo i gomiti e le ginocchia. Non posso che elogiare questo prodotto, probabilmente me lo andrò a comprare. Poi un burro di cacao per le labbra della marca Labrosan, dolce frutta. Questo prodotto da 5,8 ml, che è bianco, io pensavo che fosse colorato. Bene da una parte, mi dispiace dall'altra, perché quando esce si può anche evitare di mettere rossetto e per mettere questo. L'odore di frutti di bosco è molto posticcio, cioè si sente, è finto. Ma a differenza... mi sta per arrivare un influenzone, secondo me. Comunque, a differenza di altri prodotti non naturali, che lasciano quella patina di finta idratazione,
Questo non mi succede, ho veramente le labbra molto nutride in questo periodo, anche se fuori c'è un freddo di pazzi e quindi si screpolano, ma con questo prodotto veramente non c'è quella finta sensazione di ho la pelle delle labbra nutrite, però appena si va a togliere il prodotto sotto sono secche e che fanno male, quindi mi è piaciuto. Poi, mal di gola. Un pennellino per labbra preso al supermercato della Beauty and Trends. Un pennellino con setole, dove siamo? Con setole sintetiche. L'aspetto è delizioso, cioè rosa con il coso nero. Se vedete le setole rosa è perché ha mangiato il colore di un lucidalabbra barra rossetto. Erano bianche all'inizio, l'ho lavato e rilavato, ma non si è tolto. Ormai se l'è presa, l'è mangiato il colore, quindi non ci posso fare niente. Allora, il pennello è abbastanza lungo, con questa parte ottima, anche se a me non piace, è troppo distante. È come si dice, una presa, però io la trovo troppo distante dalla punta del pennello. Le setole sono molto rigide ma elastiche. Sì. No, io trovo la distanza dall'impugnatura al pennellino troppo elevata, quindi ho difficoltà a stendere il rossetto bene. Avrei preferito, cioè io la prendo da sotto al metallo, perché sto più vicina, mi trovo bene a controllare. Forse per truccare qualcun altro questa distanza è ottimale, ma per truccarsi, autotruccarsi, non credo che sia ottimale. Cosa dire più? Ah sì, l'ho provata con i rossetti barra lucidi, quindi che si muovono di più, diciamo, sulle labbra, ho avuto difficoltà a stenderli in modo omogeneo. Invece con i rossetti veri e propri il colore rimane pieno, cioè il lavoro è molto più facilitato. Poi adoro la bustina perché è di quelle riutilizzabili, è un portapennelli, non è la solita stupida bustina che non serve a niente. Credo che ce ne entrino un bel po', probabilmente di questi piccolini diversi. Ho fatto volare, oddio, mi si è incastrato nel portorecchini. Comunque, di questi piccini, niente, non si. Sì. Mi sa che sta vacanza porterò più pennelli. Sto scherzando. No, comunque è comodo. Di quelli grandi, Robin Davis, ne entreranno un paio, non lo so. L'unica cosa che ora devo tagliare è questa parte qua che non mi serve. Però il pennello, diciamo per il costo che l'ho pagato, che è intorno alle 2 euro, non è male. Non è male. Poi ancora un prodotto. Sto facendo crollare di tutto su questa povera scrivania. Un altro prodotto della G-Cube è il pettinino in. Oddio, come si chiama? Legno di faggio. Il codice è il 3610 perché G-Cube vende anche online. Giù nell'info box vi inserirò il link al sito e anche del portapennelli perché ho visto che c'è il sito, se non erro vendono online. Comunque il pettine in legno di faggio di questi piccoli a presa così. I dentini sono abbastanza larghi, permettono una pettinata buona e sciolgono i nodi facilmente senza strappare il capello. Poi il legno di faggio, come si sa, non fa diventare i capelli crespi elettrizzati, anzi, toglie il crespo, no, l'elettrizzato toglie, l'elettrico nei capelli. Posso spiegare? Io pensavo che questo tipo di impugnatura mi sarebbe stato difficile nel pettinare, invece no, perché sono abituata a quelli che hanno il manico. Invece non è difficile, anzi, è tranquillo proprio. Mi è piaciuto. L'ho pagato. Allora, poi c'è scritto 9,90 euro, ma avevo lo sconto. Non vi dico quanto l'ho pagato, intorno alle 6 euro. Probabilmente a prezzo pieno non l'avrei acquistato, ma con lo sconto alla fine l'ho acquistato.
Ultimo prodotto per la recensione, ancora un prodotto G-Cube, olio non olio, definizione Ricci. È un oletto che non unge i capelli e che aiuta a creare definizione Ricci a chi ce l'ha. A chi ormai non ce l'ha più, almeno a me regala questa capigliatura molto naturale, molto... sì, di capello naturale, è un mosso non incollato tipo quando lo faccio con la schiuma del diffusore, un ciglio nell'occhio. Quindi mi lascia questa capigliatura molto leggera, mi piace. Io c'è scritto qualcosa del genere, qualcosa di significativo. Per capelli ricci e ondulati, separa ricci definisce... e conferisce volume, lucentezza e morbidezza. Sì, i capelli sono molto morbidi, non sono incollati come quando si usa una schiuma. Cioè, sotto le mani non si sente niente, poi basta una spazzolata e il prodotto viene anche eliminato così, non c'è neanche bisogno. Cioè, quando uno si mette la schiuma, alle a pettinare dopo. Per chi usa la schiuma sa di cosa sto parlando. Protegge dagli agenti atmosferici, distribuire in modo uniforme, modellare a piacere, non risciacquare. Allora, io ne uso una quantità non troppo eccessiva, lo distribuisco a testa in giù su tutti i capelli, partendo dalle punte e tirando su fino alla base del capello, ributto indietro i capelli, continuo a lavorarli e poi li asciugo con un diffusore. Ho questa capigliatura molto naturale, mi piace. L'ho utilizzato sia con la loro linea definizione Ricci e sia con uno shampoo e un balsamo normale e l'effetto più o meno è similare, non cambia. Oddio. Poi che vi dico di più? Ah sì, la differenza di una schiuma che almeno sui miei capelli già il giorno dopo la definizione si è persa e quindi ho bisogno, almeno sulla parte frontale, ho bisogno di tenerli indietro per far vedere ancora un po' di mosso nella parte posteriore, invece con questo no, posso evitare di mettere mollettini o cerchi vari almeno per un altro giorno. Poi, ah sì, la commessa io non l'ho provato, però comunque mi disse che si può anche tipo rinvigorire la capigliatura il giorno dopo inumidendo il capello, aggiungendo un altro po' di prodotto e lavorarlo con le mani. Io non l'ho provato perché questo freddo, inumidire il capello, dovrei asciugarlo col forno, mi rompo le scatoline, parlando sinceramente. Poi cosa vi devo dire più? Niente, credo di aver finito. Spero di aver finito. Allora, vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. In gamba, ciao ragazze e ciao ragazzi!